Buon Natale, siamo al 25esimo giorno di Vlogmas con i salti che ci sono stati, ma non importa. E come ultimo giorno di Vlogmas, io vi porto questa serie serie che vi avevo detto che sarebbe uscita saltuaramente e ve la riporto a bomba, però volevo un episodio natalizio e che cartone c'è al 100% di analizio risposta nessuno. E allora, perché ho scelto Pingu? vi domanderete. Spiego velocemente i pinguini, la neve, il freddo, il polo sud che ho posto al polo nord dove sa Babonatale, ma sempre polo. Insomma, è nevoso! È il Natale! Ci sta. E poi per celebrare ancora meglio questa festa, non farò come ho fatto con Squitto episodio precedente. Che vi consiglio di andare a recuperare. È bello, fidatevi vi lascio in descrizione. Io salto da un albero vestito da scoiattolo. Comunque. Cioè, dicevo. Eh, no, non non porterò tutta la serie, ma porterò l'episodio 7 della stagione 2 di Pingu, che si chiama Pingu's Family Celebrate Christmas. Via, sigla. È diventata una divoratrice di serie tra animazione e live action: Shira, Toradora, Dragon Prince, Orange is the New Black, Game of Thrones, Willow. Tutto bellissimo. Ma cosa succederebbe se prendessimo una macchina del tempo? Scopriamolo! Andiamo a giudicare la sua infanzia. Ma sto correndo troppo. Andiamo più lenti, parliamo di Pingu. Cos'è Pingu? Pingu è una serie andata in onda dal 1990 al 2000. C'è un errore. Io l'ho vista e sono del 2003. Ma no, nessun errore, semplicemente in Italia è andata in onda fino al 2006. Sono certa anche dopo perché nel 2006 avevo tre anni che come faccio a ricordarmi ma fingiamo di fidarci di internet fino al 2006 Pingu è una serie in stop motion ovvero fatta con personaggi di plastilina che si muovono fotogramma per fotogramma e parlano in una lingua meravigliosa cioè cavolo è stato creato in Svizzera potendo scegliere tra il romancio l'italiano il tedesco il francese Eppure hanno scelto la lingua degli dèi, il parlare a Infatti per far parlare questi pinguini hanno creato da zero una lingua tutta loro. Insomma, queste tre stagioni fatte su 156 episodi brevi sono l'apoteosi della perfezione per chi ha un neurone solo e non sa neanche come usarlo. Pingu, signori, pingu. La trama è molto semplice La trama generale Può essere riassunta Veramente in una frase Pingo e la sua famiglia Vivono la loro vita Venendo ostacolati Ogni tanto Dagli antagonisti Nati e cresciuti Per vivere A funzione dell'episodio E nulla più Ma a noi non basta Quindi andiamo Ad analizzare L'episodio di Natale I due pulli Sì ho controllato sti, I cuccioli di Pinguino Si chiamano pulli Anche se Non sono certa Forse Pingo non è un pullo Però Pingu Oye, oh, perché Sei che siendo, eh Mira che se con la macchina Del tempo Tiene stress stressagno eh? Okay. Questa non me la spiego Dicevamo Ah sì, i pulli I pulli scoprono tramite il calendario dell'avvento Che è Natale E vanno a disturbare il genitore La madre Il padre Non lo so, il genere L'entità Il parente, il parente stretto stretto Che intanto sta facendo i biscotti E li fa um, Assaggiare ai marmocchi piumati che Pingu sta sporcando la sorella Ma perché? Non ha senso Pingu Mi ricorda qualcuno Comunque Arriva il genitore 2 Che a questo punto credo sia il padre Genitore Che um, porta i regali E mo mi incazzo io E mo mi incazzo io Perché non è vestito da babbo natale I bambini anche se più mati, Devono credere in babbo natale Uffi non puoi non fargli credere. Pingu forse abbastanza grande, ma pinga. Ya sigues. Mi pinga. Mira che si sigues. Te giuro che te voglio a tomar la chancla no, y te no, voglio a no, dar tanta de esa che, chancla, che, Dio, che di Dio Gesù Cristo va a venire verdón para ti. Comunque, ah. Il padre mette i regali in una posizione dove i bambini piumati non possono raggiungerli e uh, insieme vanno a cercare l'albero di Natale. Per una cavolata, nulla più che se non una cavolata. I due iniziano a litigare, i due, padre e madre, e Pingu inizia a piangere mentre la bambina Pinga, che ha gusti particolari, applaude. Aia! Perché mi è arrivata una ciabattata in testa? Nigel, niente ora d'aria, via in prigione pure a Natale. Gli adulti fanno pace e decidono di chiudere i parco in casa e fare l'albero soli, ma Perché? Già Babbo Natale non ce l'avete, perché dovete fare l'albero da soli? Già cioè stanno avranno dei regali, cioè non ha senso. Babbo Natale rovinato, ma l'albero doveva essere una sorpresa? Ah, ma i regali erano altri, non quelli che hanno portato in casa. Polli ghiacciolo, non vi capisco. Scartate i regali, da bravi, cantate insieme, cantate meglio di me. Se per scritto lo scoiattolo è stata dura, io mi rifiuto di attingere alle mie conoscenze di sceneggiatura per analizzare questo. Non solo è una serie in verticale, ma è pure una serie per bambini molto molto piccoli. Non, non, non ha senso, ma premia il fatto. Che tra i deliri tratta di temi importanti. In questo episodio, anche se è un episodio di Natale, anche con i loro deliri, anche con tutti. non esiste Babbo Natale, ha portato con sé l'insegnamento ai genitori mezzi addormentati, barba scura insegna, che non devi litigare con il tuo compagno o compagna, perché ci rimettono i tuoi figli. Comunque, per questo il mio voto è 8 più. Eppure, non stai ancora guardando. Sì, ma non mi piace. Cambio canale? No! Voglio vedere quando arriva la foga. Comunque, il mio voto è Benino con Faccina Felice. Ragazzi, io ho scritto questo video con tutti i preconcetti del caso. Ma vi dico la verità: mi è piaciuto. Io mi aspettavo di trovarmi qualcosa alla Teletabis, preparatevi, arriverà anche il loro momento. Perché io non scherzo quando da piccola dicevo il che mi fa schifo ma lo guardo. Perché è proprio quello che facevo non mi piaceva ma lo guardavo lo stesso. E mi aspettavo di trovarmi qualcosa appunto per bambini così piccoli che sti cavoli. Ma invece... C'è un episodio che parla di una puntata di Natale di litigi tra genitori. Cioè, ma stiamo scherzando una, una figata assurda. In pochi lo trattano. E qui lo trattano e pure bene, cioè con la semplicità. Che semplicità non è? Perché anche se sembra semplice, ragazzi, stiamo parlando di stop motion di stop motion. Cioè, lo stop motion è, è una pazzia! È veramente tanta roba, cioè, io non ho niente da dire. Pingu è un gioiello svizzero, veramente un gioiello del, di, del suo genere. in conclusione, allora. ricorda che Concherni ve lo servono sempre, anche mentre fate battute che possono capire solo gli ispanici, ancora buon Natale e ciao!